Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Flavio Briatore vittima di una truffa online, il noto imprenditore si presenta in questura a Milano con lo staff di Crazy Pizza. Flavio Briatore al centro di un raggiro online. Il noto imprenditore si è presentato in questura a Milano per denunciare un raggiro subito con i dati anagrafici, l'uomo è arrivato dalle autorità con parte del suo staff. Collaboratori e maestranze di Crazy Pizza che possono confermare la posizione del noto manager. Non è la prima volta che Flavio Briatore si trova in situazioni scomode. Riesce a difendersi grazie a una strategia puntuale e precisa. In questo caso conferma di essere parte lesa. La vicenda comincia qualche settimana fa, quando l'uomo d'affari comincia a ricevere delle risposte strane sul telefono e chiamate che non tornano. Flavio Briatore, truffa online per il manager. Il problema è che Briatore non conosce minimamente queste persone, le quali in alcuni casi hanno usato anche toni piuttosto forti per rivendicare rispetto delle proprie posizioni. In questo modo il manager ha potuto appurare che si trattava di un tentativo di truffa. Utilizzavano il suo nome e numero di telefono per adescare ragazze con foto bollenti e assolutamente fuori luogo. Briatore si è detto molto amareggiato per questo e ha cercato immediatamente una soluzione, oltre a cambiare le proprie utenze di riferimento. L'uomo è sempre stato attraente, o meglio, questo è quello che hanno sottolineato negli anni i tabloid. Chiedere anche alle sue ex, da Elisabetta Gregoraci ad Heidi Klum, passando inevitabilmente per Naomi Campbell. Tutte personalità che hanno sempre ammesso quanto fosse profondo e tangibile lo charme dell'uomo d'affari, anche in relazione ai comportamenti e la condotta durante la relazione. Un vero signore. Questo è quanto emerge dalle testimonianze, per cui Briatore vuole solo archiviare lo spiacevole episodio che l'ha visto protagonista. Nella speranza di ritrovare la serenità senza incappare in ulteriori fastidi.